Buona domenica, ben ritrovati sempre su TGCom 24. Questa settimana è con noi Monsignor Mario Del Pino, Arcivescovo di Milano. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie, buongiorno. Allora, Monsignor Del Pino, stiamo vivendo un periodo difficile. Alla pandemia, alla guerra, adesso si sono aggiunti tanti problemi anche per le famiglie. Si parla ormai di caro bollette, questo rincaro dei prezzi. Come si fa a tirare avanti? Ah, si tira avanti non perché le condizioni sono favorevoli, ma perché si ha una meta da raggiungere, si ha una speranza, una terra promessa, desiderabile. E quindi il vero dramma è la disperazione, non è tanto che le condizioni siano più o meno favorevoli. E poi in queste condizioni problematiche a me sembra che c'è l'atteggiamento di chi dice «Ma qui qualcuno deve aiutarmi», e c'è l'atteggiamento di chi dice ma forse io posso aiutare qualcuno. Quindi il vero dramma è la solitudine e la vera risposta è la solidarietà. Ecco, tra l'altro in queste situazioni di difficoltà, parliamo degli italiani ovviamente, spesso si arriva ad azioni sconsiderate, ad azioni che possono sfociare anche nella criminalità. Secondo lei come si può evitare questo? Ma credo che la criminalità abbia la sua radice non nella povertà, ma nello smarrimento della distinzione tra bene e male, per cui uno ritiene che qualunque cosa voglia fare la possa fare per difendere i suoi interessi o per imporre il suo potere. Quindi la questione della situazione problematica è meno grave dello smarrimento del concetto di bene e di male. Ecco, forse è necessario oggi più che mai un dialogo tra le istituzioni e i cittadini. Sì, i cittadini non sono clienti, ecco, quindi il dialogo vuol dire che sono considerati cittadini anche gli uomini delle istituzioni e che quindi il modo di affrontare le questioni così complesse è proprio quello del dialogo, come dice lei. E il dialogo tra persone che hanno a cuore il bene comune è sempre possibile ed è sempre una possibilità di uscire dalle crisi che attraversiamo. Quindi l'incontro, il dialogo, il senso della partecipazione mi pare che siano irrinunciabili in un momento come questo, ma come in ogni momento. Ecco, forse i cittadini cercano proprio rassicurazioni da chi li governa, da chi mi viene da pensare, no? Sì, cercano rassicurazione, appunto non però come una specie di garanzia di provvedimenti di beneficenza, perché questo non sta in piedi una società in cui la gente si comporta come clienti che hanno diritto a essere serviti. La società sta in piedi perché questo incontro tra le istituzioni, coloro che le governano e ne hanno la responsabilità e i cittadini diventa un percorso condiviso e costruttivo. Ecco, in tutto questo viviamo anche una crisi a livello culturale. I ragazzi soprattutto sembrano più interessati alle lezioni di corsivo sui social, come si dice adesso, alle vere lezioni sui banchi di scuola, nelle scuole, nelle aule scolastiche. È un problema? Sì, il problema più serio secondo me è di verificare se noi adulti diamo ai ragazzi delle buone ragioni per desiderare di diventare adulti. Cioè, i ragazzi credo che siano indotti a ripiegarsi su di sé, a chiudersi nel loro mondo dei social, a vivere una sorta di estraneazione alla società in cui abitano, perché forse gli adulti scoraggiano l'idea di dire mettiamo mano all'impresa di aggiustare il mondo, piuttosto il mondo è così rovinato che si salvi chi può, sembra il messaggio. Perciò ecco, anche il tema della presenza in classe o meno è un tema che fa parte di questo capitolo, no? Del dire ci sono degli insegnanti, ci sono degli educatori, ci sono dei genitori che tendono la mano, che avviano un dialogo con queste giovani generazioni e trasmettono questa visione della vita che
fa desiderare, ecco, di diventare adulti. E questa opera educativa è un'opera affascinante, piena di interesse, piena di arricchimento per noi stessi educatori e piena di promesse anche per il futuro della nostra società. Siamo ormai prossimi al rinnovo del Parlamento, domenica prossima si voterà. Qual è l'appello da fare ai cittadini? Il mio punto di vista è che se uno è assente non può dire niente, se uno è presente può dire, può discutere, può contestare, può proporre, quindi il mio appello è a partecipare, a votare, a riconoscere un progetto di società che ci sta a cuore, avere un desiderio non soltanto egoistico di, che appunto la politica e l'amministrazione vengano in aiuto alle mie personali e private necessità e problemi, ma che insieme si costruisca. Ora il voto è una parte essenziale di questo senso di partecipazione senza il quale la società è destinata a disgregarsi. I politici devono avere dei sani principi, devono portare avanti delle buone proposte che possano aiutare i cittadini. Beh, la Chiesa italiana si è fatta molto discreta nell'intervenire su cosa devono fare i politici e quindi mi pare che in questo momento sottolinei soprattutto l'importanza che ci si prendano le proprie responsabilità. E poi certamente la Chiesa italiana vede delle priorità nell'agenda dei politici che non sempre vengono così messe in evidenza da una campagna elettorale in cui l'unico linguaggio, l'unica insistenza sembra su come risolvere l'emergenza immediata. Ecco, lei per il prossimo anno pastorale propone un'attenzione particolare alla preghiera. Papa Francesco dice spesso che la migliore preghiera è quella in dialetto, quella che ci hanno insegnato le nostre nonne, la preghiera in famiglia. Si può tornare veramente a quel concetto di preghiera, di chiesa domestica, di preghiera in famiglia? Ma non so, ecco, forse si intende talvolta la preghiera come un dire o ripetere delle formule. E quindi si immagina questa famiglia radunata per ripetere le preghiere della nonna. Ecco, in realtà la preghiera è rendersi conto che Gesù è alla porta e bussa. La preghiera è aprire la porta perché Gesù entri. È in una casa in cui il Signore è presente come una presenza amica, ecco, in una casa così la vita di famiglia è certamente più serena, è certamente più forte, quindi io credo che è non soltanto possibile ma desiderabile che nelle famiglie si preghi proprio così, come gente che apre la porta perché il Signore Gesù sia presente in mezzo a loro. Noi parliamo di famiglia, ma sempre più spesso sentiamo parlare di crisi della famiglia tradizionale. Il Papa più volte ha fatto degli appelli perché viviamo un periodo dove non si fanno più figli, dice il Papa, e ha invitato le giovani coppie a darsi da fare. È un problema serio per l'Italia, anche per l'Europa forse. Sì, io mi ricordo che una volta chiedendo a dei ragazzi della Cresima la cosa che più stava a cuore, c'è un certo Thomas che mi ha scritto: prego così il Signore Gesù che mi aiuti a superare le difficoltà e aiuti anche i miei genitori. Fa o Signore che tornino insieme perché noi possiamo essere una famiglia, scrive Thomas, una famiglia normale, una famiglia felice. Ecco, questo mi ha impressionato perché dice che ciò che veramente interessa ai ragazzi non è se la famiglia sia tradizionale o sia chissà come, ma se la famiglia abbia le condizioni per essere felice. Quindi io credo che una famiglia che può generare futuro è soltanto una famiglia che ha una gioia da custodire, quindi l'imperativo non può essere soltanto cercate di avere dei bambini, ma fate sì che il vostro amore sia vero, e l'amore vero è quello fecondo. Una preghiera anche per la pace, una preghiera, stiamo vivendo
tante situazioni difficili nel mondo. Si parla principalmente della guerra in Ucraina, ma sono tante le guerre sparse per il mondo. Questo significa automaticamente una protesta contro la guerra? Beh, la preghiera di per sé non è una protesta, la preghiera è questo rendersi disponibili all'opera di Dio per essere operatori di pace, quindi più che protestare, quelli che pregano sono quelli che mettono mano al desiderio, all'impresa, all'organizzazione che può favorire la riconciliazione tra i popoli. E a proposito di preghiera, stiamo vivendo forse come Occidente un momento davvero difficile, se ne parla molto, la crisi di vocazioni, le chiese che vedono sempre meno fedeli, forse i fedeli sono attratti da altri interessi, prima si faceva accenno anche ai social che rendono la persona più lontana dal contatto con gli altri. C'è una soluzione per frenare questa scia dolorosa, potremmo dire, anche per la fede in Occidente? I credenti sono come quelli che tengono accesa la loro lampada, non hanno, diciamo, progetti di riorganizzazione. I credenti sono quelli che si fidano di Dio e cercano di essere la luce che può aiutare a custodire la speranza. I credenti si fidano di Dio e sanno che Dio ama questa umanità come ama tutte le stagioni della storia. E quindi si radunano per essere quella casa ospitale, quella casa solidale e quel luogo in cui c'è una lampada accesa, perché nel buio in cui ci si può trovare non manchi un orientamento. Grazie, grazie a Monsignor Mario Del Pino, Arcivescovo di Milano, grazie per essere stato con noi oggi. A lei, buona giornata a tutti. Grazie e noi ci vediamo come sempre la domenica, sempre su TGCom 24.